Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane alla barbabietola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono, per il preimpasto, barbabietola tagliata a fette, lievito di birra fresco, acqua, miele e farina di tipo 00. Per fare il pane, farina di tipo 0, olio extravergine di oliva, sale e semi di papavero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la barbabietola. E la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale l'acqua, il lievito di birra e il miele. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo 00. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 3. Il preimpasto è pronto, lasciamolo lievitare all'interno del boccale con il coperchio e il misurino per circa 2 ore. Trascorso il tempo, come vedete il preimpasto è pronto. Adesso andremo a impastare il pane. Mettiamo all'interno del boccale la farina di tipo 0, la barbabietola, i semi di papavero, l'olio e il sale. E lo facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su un piano di lavoro abbondantemente infarinato. Adesso formeremo una pagnotta e la trasferiremo in una teglia del diametro di 20 cm rivestita con carta da forno. Adesso copriamo l'impasto con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per almeno 1 ora e 30 minuti in forno spento. Trascorso il tempo, il pane è ben lievitato. Adesso con un coltello faremo una X. E lo andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 60 minuti. Il pane è cotto, lasciamolo raffreddare prima di servire. Pane alla barbabietola. Grazie e alla prossima ricetta.